Benvenuti a questo primo podcast dell'Ape Musicale. Io sono la direttrice Roberta Pedrotti e avrò qui ospite con me questa volta il nostro collaboratore di più che lunga data, perché è stato veramente fra i fondatori della nostra testata, oltre a essere un musicologo, filologo, esperto studioso di questioni storiche, drammaturgiche e appunto filologiche, Francesco Lora, collaboratore anche in questo momento musicologo per l'Università di Bologna. Ciao Francesco. Eccomi Roberta, sono felice di unirmi a te per questa chiacchierata e sono felice che l'Ape Musicale diventi una volta di più non soltanto testo da leggere ma anche voce da ascoltare, voci da ascoltare, siamo in due. Siamo in due anche perché io ero alla prima il 7 dicembre e alla prima della Scala di Don Carlo il 7 dicembre e tu invece hai visto la seconda recita il 10 di dicembre, quindi in un clima completamente diverso da quello istituzionale, mondano, sotto gli occhi di tutti, appunto di Sant'Ambrogio, e anche con il vantaggio, se vogliamo dire, di aver sentito un Michele Pertusi ripreso dall'inconveniente di salute che lo ha colpito un po' alla prima, giusto? Giusto, naturalmente, l'inaugurazione di stagione che spetta a Roberta Pedrotti, l'Ape Regina, all'indomani dell'inaugurazione della stagione d'opera più celebre del mondo, ecco, si passa al normale ciclo di recite e in questo caso l'Ape Operaia, quindi Francesco Lora, è subentrata al direttore, alla direttrice dell'Ape Musicale, appunto per seguire uno spettacolo che si avvia al suo consueto, normale giro di recite, quindi allontanandosi da quell'evento straordinario che è appunto la serata di Sant'Ambrogio, che porta con sé naturalmente aspettative altissime, tensioni e anche qualche preoccupazione, qualche stress aggiuntivo per gli interpreti. E Michele Pertusi, che alla serata inaugurale aveva dovuto annunciare la propria indisposizione a seguito di qualche segno di stanchezza, venialissimo, va aggiunto, alla seconda recita, per consolazione di tutti quanti stanno seguendo questo Don Carlo, era già perfettamente rientrato in piena salute e in piena forma vocale. E ciò nonostante, ecco una sottolineatura che può essere fatta subito, anche a quella serata inaugurale problematica per Michele Pertusi nell'annuncio, diciamo, ma in verità ci siamo tutti accorti, chi in teatro, chi ascoltando radiofonicamente o televisivamente lo spettacolo, ci siamo tutti accorti di quale lezione sia stata quella di Michele Pertusi nel farci vedere come si possa cantare sopra il malanno, beffandosi del malanno, riuscendo a portare a termine gloriosamente la recita, nonostante qualche impaccio legato alla salute. Sì, anzi, devo dire che così abbiamo potuto ancor più ammirare la sua classe nel rapporto anche fra musica e testo, oltre alla sua tecnica e alla sua capacità veramente di affrontare l'indisposizione. Quindi, visto che alla prima il sovrintendente Meyer ha in qualche modo dedicato questa inaugurazione di stagione al canto lirico riconosciuto come patrimonio immateriale dell'umanità, direi che Michele Pertusi è stato proprio l'esempio più bello di quello che dovrebbe essere l'arte del canto lirico intesa nella sua pienezza. Bene, Francesco, entriamo nel dettaglio. Intanto parliamo della direzione di Chailly, che vabbè, da un punto di vista al primo impatto naturalmente si è fatta notare anche per la scelta di tempi piuttosto più lenti, se vogliamo dire rilassati, no? Questo sicuramente è una scelta, una volontà interpretativa che percorre tutta l'esecuzione. Davanti a più possibili opzioni, Chailly di norma sceglie i tempi più lenti rispetto a quelli più svelti, e questo conferisce poi all'opera un passo e tinte
che si accompagnano appunto a questa scelta, dipendono da questa scelta e diventano molto particolari. Dal mio punto di vista la direzione di Shelley, come già sapevamo dalle storiche recite ad Amsterdam, è una direzione di riferimento per questo titolo. E tuttavia Shelley non si ripete per quello che è stato, quindi qualche cosa di nuovo c'è da dire sulla sua lettura. Abbiamo detto di tempi preferibilmente indugianti, io da parte mia posso aggiungere qualche osservazione. La prima è che si tratta di un'esecuzione all'italiana, questo anche perché il Teatro alla Scala di Milano porta con sé una dote formidabile e sempre più rara, ossia ad altissimi livelli la sua orchestra e il suo coro esprimono una fonica, una natura del suono che è tipicamente italiana. Nel passare del tempo le orchestre e i cori delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane sono andate crescendo di livello tecnico, però per esempio l'orchestra della Fenice di Venezia con il relativo coro o quella del Maggio Musicale Fiorentino con il relativo coro hanno assunto nel tempo una fonica che è tipicamente europea, quasi alla maniera mitteleuropea, oserei dire, e quindi in qualche modo hanno superato la loro idiomaticità italiana. Sono già strumenti che suonano secondo una fonica del mondo globalizzato, ecco. E alla Scala invece si conserva davvero il vero suono all'italiana, quello che affascinava per esempio Karajan e altri grandi direttori quando, incidendo per le grandi case discografiche nel dopoguerra, a volte sceglievano di abbandonare i Wiener Philharmoniker a Roy Berliner e passavano piuttosto per la Scala di Milano. Lì trovavano quella natura di suono che appunto poteva essere l'ideale per il nostro teatro d'opera. Sì, è vero, senza dubbio si è sentita una tinta e una tinta modellata in questa visione ampia, per certi versi cupa, perché sicuramente è un'opera molto cupa e pessimistica, però con anche una cura del dettaglio, per cui la tendenza a tempi più lenti, diciamo, non escludeva anche una varietà agogica e dinamica molto interessante a mio giudizio. Ma la cosa, scusa, volevi dire, volevi intervenire in merito? Anzi, una fluttuazione agogica formidabile, questo è qualcosa di tipico di Shelley, sì. No? Il continuo trascolorare timbrico di passo in passo per brevissime cellule e di conseguenza anche il rimodellarsi del passo ritmico sopra una diversa situazione drammatica, una sì. situazione drammatica che è in continua evoluzione, di sì. istante in istante. Già nel duetto fra Pose e Don Carlo, secondo me abbiamo avuto un esempio chiarissimo di questo, in ogni frammento dell'espressione del loro canto di libertà, insomma, si è intuito chiaramente, quantomeno è proprio un esempio di questa varietà e fluidità del ritmo e della gogica nel braccio di Shelley. Poi
su Shei ci sono alcuni aspetti macroscopici che forse non hanno ancora avuto adeguato spazio nella cronaca dello spettacolo, nella strabocchevole cronaca dello spettacolo, perché stiamo appunto parlando dell'inaugurazione della stagione della Scala all'attenzione del mondo intero. Allora, altre cose che sono rimaste nella mia mente è l'uso dell'intera fila dei violoncelli, anziché di un violoncello solo, nell'introduzione strumentale a Ella Giammai Mamò, il grande monologo di Filippo II. Questo conformemente a quanto avviene nell'uso francese dell'epoca, ma contrariamente a quanto di solito avviene nell'uso italiano coevo, dove al contrario si preferiva non l'intera fila dei violoncelli, ma il violoncello solista. E in questo, anche dichiaratamente da parte di Chailly, c'è un omaggio alla Parazzi che fu abitualmente seguita da Claudio Abbado. E poi sulla correttezza di questa Parazzi nel passare dal Don Carlo italiano a quello francese e viceversa, da una versione all'altra, naturalmente bisognerebbe aspettare la parola finale di un filologo che finalmente esprima, ma come solo adesso sta avvenendo, una compiuta edizione critica di questo grande, immenso capolavoro verdiano, che è Don Carlos o Don Carlo a seconda delle sue versioni. E poi altri aspetti, si era parlato in una fase preliminare allo spettacolo di inserire in questa versione di Milano 884 di Don Carlo, quindi la versione definitiva tra quelle licenziate dall'autore, i ballabili originali che erano invece presenti nella versione francese, assai più estesa e assai diversa in numerosissimi aspetti, spesso trascurati nel loro peso di differenza. Ecco, si era pensato da parte di Chailly di inserire nella versione di Milano 1884 i ballabili della versione originale di Parigi 1867. Una scelta questa che scopriamo non sarebbe stata poi così arbitraria, perché da una lettera di Verdi del 1883, quando appunto il compositore stava lavorando alla versione definitiva di Don Carlo, Verdi rimaneva possibilista sul fatto che al posto del preludio d'apertura del nuovo atto secondo, appositamente composto, potessero essere conservati isolatamente i ballabili originali. Sì, anche se appunto, essendo noi in attesa di un'edizione critica, sappiamo che Damien Collat sta lavorando su tutti i materiali del Don Carlos da Parigi in poi, quindi speriamo di poter finalmente avere a disposizione tutto quello che Verdi ha creato per quest'opera, ben spiegato e contestualizzato per l'uso degli interpreti e per lo studio di chiunque voglia approcciarsi, insomma, alla conoscenza dettagliata di quest'opera. Ecco, poter vedere il Don Carlo in quattro atti senza varie commistioni che negli ultimi anni sono entrate in un po' di moda, forse proprio a partire dalla versione di Abbado, che cominciava a mescolare un po' le carte fra le varie versioni, però perdendo forse così, anzi senza il forse, per me perdendo decisamente quella che è la specificità di questa versione in quattro atti, che ha un suo ritmo, una sua scrittura, un suo linguaggio che difficilmente ammette l'inserimento di brani dalle altre versioni. La storia del testo di Don Carlo, e per testo intendo la parola, ma soprattutto la musica, è purtroppo una storia di grande confusione, intenzionale confusione, perché nella mente di Verdi è evidente come siano state rilasciate due versioni dell'opera, quella originale francese di Parigi 1867, soggetta non per volontà di Verdi immediatamente a tagli da parte dell'Opera di Parigi, e attraverso una serie di vicissitudini si arriva poi appunto alla versione di Milano 1884, che tra l'altro fu intonata anche questa da Verdi sempre e solo su parole francesi. Quando oggi noi ascoltiamo
il Don Carlos che diventa Don Carlo in italiano, stiamo sempre ascoltando il prodotto di un'operazione successiva all'ultima volontà di Verdi come autore. Ecco, questa è una cosa che va sempre tenuta presente. E stiamo parlando di due opere differenti tra di loro, evidentemente imparentate, nessuno metterà in dubbio che Milano 884 derivi da Parigi 1867, però stiamo parlando di due opere distinte, una sorella maggiore e una sorella minore, e spostare materiale concepito per Parigi 1867 in Milano 1884 è una commistione generazionale piuttosto disinibita, che finge di non rendersi conto, o peggio non si rende conto affatto, di come il materiale di una versione non trovi a tutti gli effetti lo spazio pronto per essere accolto nell'altra versione. E quindi ecco, il problema in verità non è insolubile, la cosa migliore è lasciare le cose lì dove Verdi le ha collocate. Una ragione c'è: in entrambi i casi, in queste due grandi versioni dell'opera, c'è una volontà d'autore perfettamente compiuta e della quale conviene fidarsi. Esatto. Adesso, a proposito anche del, se vogliamo, di volontà dell'autore, visto che si parla spesso, a volte anche fuori luogo, di questo concetto, passiamo a un aspetto di questa prima della Scala che è stato ampiamente contestato anche dal pubblico del Dabutto. Poi ovviamente i responsabili dell'allestimento scenico non si presentano al proscenio nelle repliche, quindi alla recita vista da Francesco non ci sarà stato il test della reazione del pubblico. Comunque diciamo che la regia di Louis Pascal ha destato parecchie perplessità, per prime le mie, perché devo dire che la trascuratezza nel lavoro sulla recitazione era qualcosa che ha lasciato veramente attoniti, soprattutto pensando ad uno spettacolo come questo, che ovviamente viene provato e riprovato con tutte le cure, quindi un problema c'era se non si individuava una relazione, un lavoro sugli attori vero sulla scena, e uno spettacolo che voleva nel primo impatto visivo sicuramente aderire ad una tradizione, ad una visione, ecco, che si richiamasse all'ambientazione storica, all'epoca appunto di Filippo II, comunque ad una idea che il pubblico può avere della Spagna del tempo. E poi una realizzazione, devo dire, o rinunciataria o goffa, oppure quando voleva proporre delle idee, spesso fuori luogo. Tu, Francesco, cosa ne dici? Ma io forse riassumo il discorso in parole ancora più concrete, cioè quello che abbiamo visto è uno spettacolo di taglio tradizionalissimo, nell'accezione forse meno nobile di questa parola abusata che è tradizionale. È uno spettacolo dove non c'è una trasposizione spazio-temporale vera e propria, e dove si confida molto per la parte gestuale, attoriale, sull'iniziativa personale degli interpreti. Questo porta anche a una qualche scoordinazione negli aspetti teatrali visivi. E tutto questo, a mio giudizio, si conforma assai bene, e forse possiamo aggiungere ai noi, secondo i punti di vista, alla natura del pubblico destinatario di questo spettacolo, cioè il Teatro alla Scala è senza ombra di dubbio il teatro più ricco d'Italia, proprio in termini anche economici, e una parte di questa ricchezza deriva anche dal potere ogni anno predisporre un'inaugurazione di stagione seguitissima, ambitissima, con biglietti venduti a migliaia di euro l'uno, ma il pubblico dell'inaugurazione della Scala spesso non è il pubblico dei melomani, il pubblico che abitualmente passa da un teatro all'altro e ha grande esperienza di ciò che sta avvenendo nell'attualità operistica. Al contrario, è un pubblico piuttosto conservatore, che non accetta volentieri la trasposizione spazio-temporale né una revisione drammaturgica. Ed ecco quindi servito uno spettacolo,
appunto fatto per i conservatori, per chi ha aspettative secondo didascalia, per chi non è disposto, andando a teatro, a riflettere, a mettersi in gioco più di quanto non sia strettamente necessario a una serata di divertimento. Naturalmente, se questo ha luogo la sera del 7 dicembre, poi può diventare un rimorchio, forse anche scomodo, per le non poche recite che seguono. Ecco. Quindi è uno spettacolo fatto per il 7 dicembre, per una situazione in cui il cliente ha ragione, e in questo caso il cliente che paga migliaia di euro ha tutto il diritto, da un punto di vista commerciale, di farsi fare su misura proprio lo spettacolo al quale abbiamo assistito, nel quale curiosamente ci sarebbero anche delle idee simboliche, come quella di far ingombrare la scena da questa torre di alabastro, ecco, di appunto spessore simbolico, di preteso spessore simbolico, però in verità ecco che già questi apparati con un'inclinazione intellettuale diventano in questo spettacolo di difficile decifrazione, di difficile decodificazione, rimangono qualche cosa di decorativo, enigmatico, in fin dei conti non troppo interessante. E poi ecco, sul lavoro del regista, altre due piccole osservazioni mi sono rimaste alla mente. Una è il pasticcio che in verità è stato fatto con il giro di valzer avvenuto tra alcuni bassi nella compagnia di canto, cioè si è avuta in questo Don Carlo la defezione durante le prove di Nye Nanger, un ottimo basso, già appartenente alla compagnia stabile dell'Opera di Stato di Vienna, che in questo spettacolo avrebbe dovuto sostenere la parte del Grande Inquisitore. E in questa situazione il cantante designato per la parte del frate è stato promosso alla parte dell'Inquisitore, e la parte del frate è stata suddivisa tra appunto il basso che ha sostenuto la parte del Grande Inquisitore nell'atto primo e uno dei bassi che componeva il coro dei deputati fiamminghi, e per quanto riguarda appunto l'apparizione del frate invece nell'atto quarto. Quindi è avvenuta la frattura di uno stesso personaggio tra due diversi interpreti senza che se ne riuscisse a cogliere il motivo drammaturgico. E in più un piccolo dettaglio di colore: abbiamo detto che la scala è teatro più ricco d'Italia, lo si osserva anche da un dettaglio visivo. Ultimamente in Italia sono abbondati gli allestimenti di Don Carlo, sono almeno 6, 7, 8 i teatri che negli ultimi 12-14 mesi ci hanno dato recite di questo capolavoro verdiano. Ecco, in altri due grandi teatri italiani, il San Carlo di Napoli e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, negli spettacoli rispettivamente firmati per la regia da Klaus Gutt e da Roberto Andò, in scena erano presenti uno, due nani a evocare quei nani che erano ospitati abitualmente come oggetto di meraviglia nelle corti rinascimentali. Uno o due nani, ho detto, a Napoli e a Firenze. La Scala è un teatro ricco, e quindi in questo spettacolo firmato da Pascal i nani erano addirittura quattro. Però tutta questa ricchezza, tutto questo voler compiacere, diciamo, il pubblico, il presunto gusto del pubblico, poi abbiamo visto non è stato accolto benissimo alla prima, soprattutto dal loggione, dove pure c'è chi ha speso molto più che per una recita normale, però sono anche gli appassionati e non certo gli invitati, quindi significa che c'è comunque una sensibilità del pubblico non solo alla cornice, alla più o meno ricchezza, perché ovviamente era uno spettacolo anche piuttosto austero sotto certi punti di vista, però i costumi di Franca Squarciapino erano senz'altro di altissima qualità e di grande anche impegno proprio artigianale, quindi erano comunque sfarzosi a loro modo, e ecco, questo abbiamo visto che non è stato apprezzato, ma si sono percepiti tutti questi punti critici di cui appunto stavamo parlando. E passando invece dalla questione inquisitore, ci porta direttamente alla
ai cantanti, che sono un pochettino la questione nodale nelle discussioni, specialmente quando si parla di un'opera di Verdi che è andata in radio, televisione, un po' ovunque, quindi tutti si sono messi a tendere le orecchie alle prove di questi divi che poi, benché per Pertusi con un ritardo senz'altro notevole, fosse il primo 7 dicembre e per Elina Garancia pure era il debutto in una prima di Sant'Ambrogio, ecco, il resto della compagnia è quasi stabile, diciamo negli ultimi 10 anni, Francesco Meli, Luca Salsi, Anna Netrebko si sono visti con una frequenza direi impressionante in queste prime della Scala, quindi siamo quasi a livello di compagnia stabile per il 7 dicembre. Beh, sono nomi che manifestano appunto il palinato della Scala nel poter attingere ai primissimi nomi del mercato internazionale. Questo è un segno da un punto di vista economico di grande salute e di esibizione di potenza. Nello stesso tempo è un aspetto che può far riflettere, perché un grande teatro è grande teatro anche nel sapersi proporre al proprio pubblico attraverso molte declinazioni di possibilità artistica. Ecco, invece qua effettivamente la grandezza della Scala viene fatta passare attraverso la stabilizzazione di alcuni dei più importanti nomi del panorama operistico internazionale. È uno dei modi che può essere appunto seguito. Ecco, naturalmente questo toglie qualche cosa di sorpresa nel tipo di lavoro che si sta conducendo e nei relativi risultati, perché effettivamente, ecco, una cosa che io sulla quale sto rimuginando molto in queste ore dopo aver assistito allo spettacolo, ecco, questo è uno spettacolo notevole, indubbiamente, ma estremamente prevedibile. Ecco, tutto ciò a cui si assiste è esattamente ciò che ci saremmo aspettati fin dal momento dell'annuncio della locandina. Molto vero quello che dici, ed è una cosa che ormai si nota, perché comunque il sapere che il brand Scala abbia, perché ormai possiamo usare questa parola brutta, però che effettivamente descrive la situazione, descrive l'essere la Scala anche un marchio proprio ben riconoscibile, quello che c'è di buono nella riconoscibilità purtroppo si scontra direi con una certa qual prevedibilità, quasi assuefazione ai risultati, perché ovviamente la voce di Anna Netrebko la conosciamo benissimo, sappiamo quali sono i suoi punti di forza, quali sono gli aspetti che possono più dividere, quali sono i suoi punti deboli. Secondo me, in questa sua Elisabetta di Valois, se come punti di forza avevamo la sua capacità, per esempio, di sfumare nel registro acuto ancora
direi fenomenale e sorprendente, considerata l'evoluzione, l'acquisizione di spessore che la sua voce ha avuto nel centro grave negli ultimi anni. Dall'altra parte abbiamo una pronuncia praticamente assente, non aveva finito quasi l'articolazione della parola. Tu tocchi un tasto che vale la pena di esplorare più a fondo, perché in questo senso Anna Netrebko è l'esponente, è un ottimo esempio di un fenomeno che ha un raggio ben più ampio di questa sola cantante. Cioè, davanti a questo lusso entusiasmante di una locandina ricca di primissimi nomi del panorama internazionale, ecco, quello che si paga come scotto è un sempre più basso livello di idiomatismo italiano nell'affrontare il titolo appunto di un compositore italiano e stabilmente presente nel nostro repertorio. Allora, cosa avviene? La Netrebko è evidentemente un caso di sovraddotazione naturale e tecnica, un caso entusiasmante di sovraddotazione, e questo non può essere messo in discussione. Però è anche vero che dal lavoro, come da lei affrontato, si desume che ha una cantante che è di casa su tutti i grandi palcoscenici internazionali e per la quale la Scala è solo uno dei tanti palcoscenici, non è detto che sia il punto d'arrivo, non è detto che sia la cattedra definitiva per dare lustro a una carriera. Ecco, alla Netrebko sembra che in fin dei conti non interessi troppo pervenire a una naturalizzazione italiana, no? Quindi di fronte accanto anzi all'esibizione di questo patrimonio vocale d'eccezione, si ha una scarsa attenzione alla parola italiana, alla prosodia italiana e poi anche a quell'espressione, quella che muta di parola in parola, anziché essere associata e spostarsi a blocchi bruscamente da una situazione all'altra. In poche parole, si capisce nel lavoro teatrale della Netrebko che la cantante è perfettamente al corrente di cosa stia avvenendo in quella scena, ma poi non si vede come durante la scena la psicologia del personaggio si muova attraverso le sfumature da un piccolo momento all'altro. Ecco, è veramente un modo di procedere a blocchi. È esattamente quello che fa parte del quotidiano di visione e di ascolto nei grandi teatri, come per esempio quelli di Vienna, di Berlino, forse addirittura oserei di Parigi. Però questo è un comportamento che, attuato in Italia, riportato anzi in Italia esattamente come avviene sugli altri palcoscenici europei, è qualche cosa che lascia un qualche senso di non completa soddisfazione, di non completo appagamento. E questo discorso, ecco, in realtà su una scala un po' minore, può essere anche associato a Elina Garancia, anche in questo caso grande patrimonio vocale, tra l'altro in Italia la si è scoperta di recente, ma è una cantante che ha già fatto un'intera generazione di attività professionale entusiasmante soprattutto all'estero, e forse anzi adesso venendo in Italia è già un punto di svolta e di lieve declino della carriera. Ecco, non stiamo ascoltando la Garancia nel pieno delle proprie forze, il pieno delle proprie forze è stato goduto piuttosto appunto a Parigi, a Vienna e su altre scene, però anche nel suo caso si avverte una qualche estraneità con il mondo italiano, con ciò che il pubblico italiano sarebbe in diritto di aspettarsi. Quello che voi cercate, eccolo! A voi d'aprirlo piaccia! E ben io l'aprirò! Come sento morir! Il ritratto di Carlo! Non trovate parola. Gli
tra i vostri gioiel. Che confessar osate a me? Mi dicevi tra l'altro, perché io non ho ascoltato nulla delle riprese radiotelevisive, ma che l'orecchio spietato dei microfoni, che veramente fungono da microscopi sui difetti, ha fatto percepire delle imprecisioni, dei vizi di pronuncia che invece dal vivo abbiamo avvertito molto meno. Sì, questo è proprio vero, lo posso confermare perché io insieme con tanti di chi stanno partecipando con noi a questa conversazione, ovviamente ero attaccato alla radio e alla televisione il 7 dicembre e il 10 dicembre la prima replica dell'opera, ho potuto in qualche modo mettere a confronto l'esperienza fatta nel passaggio dai media alla diretta presenza in teatro. Appunto, i microfoni fanno da microscopio e sono spietati, per esempio, nel rivelare come cantanti come Anna Netarebko e Lina Garanza, per esempio, in alcuni passi incespichino in veri e propri errori di pronuncia. E non sto parlando di una parola non ben pronunciata occasionalmente, ma per esempio nel fare sentire durette tipicamente tedesche. Penso per esempio alla lettera Q seguita dalla sua U, che non di rado nella pronuncia della Netarebko e della Garancia tendono a diventare il gruppo consonantico CV, C e V, proprio come avviene nella lingua tedesca. Ecco, questo è una spia proprio del fenomeno che ho cercato di descrivere poco fa. Ecco, cantanti grandi, indiscutibili, ma poco italiane nell'approccio, poco interessate a fare parte della famiglia culturale italiana nel momento in cui mettono piede alla Scala. E appunto spia di tutto questo è persino una serie di distrazioni sorprendenti e piuttosto gravi in ciò che riguarda la pronuncia. E un'altra spia è per esempio il costante sacrificio, dovendo scegliere, della parola, della sillaba della parola rispetto alla nota e alla frase musicale. Ecco, per esempio in Anna Netarebko, se si deve scegliere tra sparare una grande nota, inseguire un grande effetto, fare il pieno di timbro, fare il pieno di volume, tutto questo avviene tranquillamente a discapito della parola, che rimane sul fondo, generica, spesso non ben comprensibile e poco appesantita di valore teatrale. Diventa un pretesto, ecco, la parola diventa un pretesto di una straordinaria esibizione musicale. In tutto questo parlare non abbiamo mai nominato due personaggi un tantino importanti nel Don Carlo, come il Marchese di Posa e Don Carlo stesso, che sono italianissimi e quindi questioni di pronuncia e di parola non mi sembra che se ne siano poste. Piuttosto, dico rapidamente la mia impressione dal 7 dicembre, Luca Salsi canta molto bene, ha quella di quelle schietta voce di baritono, ben emessa, ben impostata, ben timbrata, però lo preferisco in ruoli un po' più sanguigni rispetto all'idealità e all'eleganza che caratterizzano Posa. E Francesco Meli l'abbiamo sentito impegnatissimo nel seguire Chailly, nello sfumare ogni parola, ogni dettaglio della sua parte, forse scontando qualche momento di stanchezza e soprattutto qualche problema in acuto che per un tenore ancora giovane come lui e che ha cominciato la carriera cantando parti acutissime come Persine l'Anna Bolena o Il vino nella sonnambula, parti scritte per Rubini, insomma, ha dato un pochettino da pensare. Oh sì, io sottoscrivo ciò che tu dici e posso aggiungere qualche sfumatura
nella mia opinione. Dunque, il caso, anzi, prima di tutto vorrei richiamare l'attenzione su un aspetto prima che ci sfugga di mente. Per esempio, ecco, una cosa che mi ha colpito in questo Don Carlo popolato di grandi voci, di grandi cantanti, e spesso ho notato una modesta cura, poca cura quindi, da parte di artisti così celebri e così celebrati, dell'intonazione. No? E l'intonazione, attenzione, nei cantanti non è qualche cosa che si ha, ma è qualcosa che si fa, è qualcosa che deve essere seguita passo dopo passo. In questo caso invece spesso ci sono state, sia alla sera del 7 dicembre sia alla replica del 10, delle disattenzioni sorprendenti per cantanti di questo calibro. L'antidoto a tutte queste imprecisioni e a tanti altri aspetti non pienamente positivi è proprio stato anche il 7 dicembre quel Michele Pertusi stilisticamente perfetto, sempre attento, sorvegliatissimo, misuratissimo, sobrio, senza effetti, intonato in ogni occasione, sempre attento alla parola, mai un calligrafismo, mai un tecnicismo atto a ostentare questo o quel pareggio puramente canoro e fine a se stesso. Ecco, Pertusi indisposto è stato, come dire, il rimedio a ciò che non sempre di ottimo avveniva intorno a lui. E poi appunto torniamo su Luca Salsi e su Francesco Medi. Luca Salsi molto semplicemente nella famiglia dei baritoni ricade più facilmente nella categoria cosiddetta dei vilain che non in quella dei baritoni grand seigneur. E effettivamente, lo dico simpaticamente, lo dico con infinito affetto per un grandissimo cantante che abbiamo il privilegio di ascoltare nella nostra generazione sulle scene, è un cantante nel cui Marchese di Posa sembra sempre di sentire un po' sul fondo il grande Rigoletto, che nello stesso tempo passa per le scene internazionali. Ecco, manca qualche cosa della nobiltà di Porzere che ci piacerebbe in primo luogo trovare sempre in questo personaggio. Ecco, un cantante che proprio in questi giorni abbiamo sentito nella stessa opera, sempre in Don Carlo, ma sulle scene del circuito emiliano, quindi di Piacenza, di Reggio nell'Emilia e di Modena, e Ernesto Petti, ecco, il baritono giovane, non arrivato ancora al livello di consacrazione di Luca Salsi, però per esempio è in lui che possiamo trovare un esempio di che cosa ci potremmo attendere come interprete ideale della parte del Marchese di Posa, di Roderigo, appunto nel calibro vocale, nel modo di affrontare la parte, esattamente come, attenzione, perché non dobbiamo fare la parte dei Barontoloni che distruggono senza ricostruire, qualcuno avrà storto il naso sentendo che Roberta Pedrotti e Francesco Lora si permettono di fare rilievi addirittura ad Anna Netarebko, e tra loro e loro si domanderanno, beh, allora chi è che dovremmo candidare per la parte di Elisabetta? Beh, se vogliamo se volessimo una compagnia di canto senza che si perda di vista la parola, il valore della parola nel teatro musicale verdiano, beh, allora per esempio candidiamo quella Eleonora Buratto che abbiamo già ascoltato, stupenda Elisabetta di Valois, giusto un anno fa sulle scene di Firenze. Quindi ecco, le alternative in questo mondo così grande ci sono, è bello ascoltarle tutte, è bello discuterne.
E poi, ecco, abbiamo detto di Salti, aggiungo due parole su Francesco Meli, intorno al quale il discorso diventa un po' difficile, bisogna pesare le parole. E, è un cantante con una straordinaria dotazione naturale, con una buona dotazione tecnica, però questa buona dotazione tecnica ha sempre avuto alcuni aspetti di scopertura che a seconda del repertorio sul quale il cantante si stia muovendo diventano ovviamente più o meno evidenti. Sappiamo tutti, l'abbiamo avuto sempre sotto gli occhi e sotto gli orecchi, che Francesco Meli ha inseguito nel corso della propria carriera il passaggio da ruoli di calibro lirico leggero a ruoli invece di peso cospicuo vocale. Spesso da media abbiamo sentito dire che uno dei suoi obiettivi sarebbe arrivare all'Otello di Verdi, e non c'è niente di male in questo. Un cantante, se si sente di affrontare certi ruoli e di passare dai 100 giorni da pecora al singolo giorno da leone, nella mia opinione è il benvenuto, lo incoraggio a muoversi in questa direzione. Però è anche vero che negli ultimi tempi Francesco Meli non può più contare su quella immensa facilità che gli era data dagli anni della piena giovinezza. Nello stesso tempo Francesco Meli è un cantante sempre più stimolato da grandi direttori a sfumare, a cercare dinamiche ardite, a cercare il pianissimo per esempio, eccetera. Però ecco, tutta questa richiesta di fare sempre meglio e tutta questa sua volontà di fare sempre meglio inevitabilmente si scontra con la necessità di disporre di un bagaglio tecnico sempre più affinato, bagaglio tecnico che però qui e là ha sempre avuto piccoli aspetti di falla rispetto ai quali sarebbe bello che una volta veramente ci si mettesse la toppa e un cantante con una tale dotazione ne uscisse finalmente ripulito. Ecco, la difficoltà di Meli risaputa è spesso nel registro acuto, inseguendo una maggiore potenza di suoni, e mandare il suono, al contrario, come si dice in gergo, indietro. Ecco, è un fatto, io penso, puramente psicologico, è un fenomeno al quale abbiamo assistito in tanti cantanti, e in tanti cantanti, si noti bene, questo fenomeno passa inosservato. Perché ci si sofferma su Francesco Meli e gli si imputa questa difettosità? Semplicemente perché il suo patrimonio vocale è di una bellezza e di una ricchezza inusuale, ed è sui diamanti che noi troviamo le macchie, no? Ci sono cantanti, noi sappiamo che i cantanti che per esempio steccano oppure perdono smalto e così via in un determinato passaggio, sono quelli che si sono arrischiati nel fare bene e che hanno richiesto a se stessi un bagaglio tecnico fuori misura, e sono anche quelli nella cui natura vocale ogni passo, un minimo incerto, a causa del valore di questo materiale, risulterà doppiamente esposto nel successo o anche nel piccolo indugio. Ecco, avere la responsabilità di un patrimonio vocale d'eccezione consiste anche nel fatto che non si passa inosservati. E oserei dire che la storia dei Don Carlo e dei Don Carlo inaugurali alla Scala, da questo punto di vista, ha molti precedenti che possono raccontare tanto. Oh sì, ma Don Carlo è una parte insidiosissima, perché come spesso accade tra l'altro nel repertorio tenorile, si ha immediatamente l'aria alla prima entrata in scena. Questo avviene appunto nella versione di Don Carlo di Milano 1884, quella eseguita alla Scala, e poi si va avanti, è una lunga opera con una presenza quasi continua in scena. Sì, Don Carlo è parte che si riposa molto poco durante l'opera, ed è parte disseminata anche come eredità del modo di scrivere alla francese, che rimane in Verdi e rimane poi in Don Carlo fino al 1884. Abbondano i momenti in cui a piena voce si sale verso le note scomode, i naturali, i si bemolle, i si naturali, sono note ostiche che attendono al varco soprattutto appunto quei cantanti che abbiano una bella cospicuità vocale da presentare e da difendere. Ecco, direi che abbiamo toccato
di tutto e di più. Sicuramente si potrebbero dire anche molte altre cose, anche perché appunto, come hai giustamente rilevato, questo è stato un anno pieno di Don Carlo e quindi le alternative, i confronti sotto gli occhi sono tanti. Io ricordo anche che nel circuito emiliano, accanto a Michele Pertusi e a Ernesto Petti citato, c'era anche una Anna Pirozzi che ha avuto anche lei un grandissimo successo come Elisabetta di Valois. Io ho visto anche il Don Carlo del circuito lombardo, che ha fatto delle scelte forse che sulla carta apparivano un po' più eccentriche, perché avevamo un Carlo Lepore appena sentito quest'estate a Verona come Don Bartolo e adesso debuttante come Filippo II. Però ecco, sono tutti confronti, tutti stimoli che ci dicono anche che si può fare, si può osare, si può confrontare, non esiste una sola strada, e valutare anche i pro e contro di ogni cantante, di ogni produzione, non vuol dire che sia tutto da buttare e che non esistano alternative o prospettive diverse. Tutti gli spettacoli ai quali abbiamo fatto allusione sono tutti spettacoli che idealmente sono in dialogo l'uno con l'altro, soprattutto attraverso il pubblico che si muove appunto da un Don Carlo all'altro, e non solo all'interno del Don Carlo. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una lunga serie di inaugurazioni di importanti stagioni d'opera in Italia, o se non di titoli inaugurali, se non di spettacoli inaugurali, a spettacoli di coda della stagione che erano di non minore valore rispetto a ciò che si aspetta da un'inaugurazione appunto di stagione. In questo mosaico italiano, io penso soprattutto agli spettacoli cui si è potuto di recente assistere in Italia, in questo mosaico italiano, dicevo, c'è ragione di un compiacimento da parte dei nostri spettatori. Si sta vedendo una situazione piuttosto dinamica, ecco, del sistema italiano. In questo mosaico, da un certo punto di vista stupisce, dall'altro non stupisce affatto che la Scala prenda la posizione soprattutto di chi ha, spesso io ho detto in queste parole scambiate, ho parlato del teatro più ricco d'Italia, ecco, è, io direi, la responsabilità che la Scala in questa occasione si è buttata sulle spalle, cioè presentare al pubblico un Don Carlo fatto al pieno della potenza di mercato, al pieno del valore di mercato, con questo però trasmettendo anche il messaggio che non sempre mettendo mano al portafoglio automaticamente si incassa il migliore degli esiti immaginabili. Esatto, sono pienamente d'accordo. E direi che possiamo chiudere con questa considerazione, questa lunga panoramica e carrellata su quello che comunque resta forse lo spettacolo più importante dell'anno, perché il 7 dicembre è il giorno in cui anche chi non sa distinguere il Barbiere di Siviglia dalla Bohème scopre che c'è l'opera e scopre che c'è quell'opera che verrà eseguita quel giorno. E allora, anche al di là delle chiacchiere di Roberta Pedarotti con Francesco Lora, fortunato chi assiste a questo Don Carlo, e invito a fare quanto è ancora possibile fare per procurarsi un biglietto e aggiungere alla propria esperienza di appassionati d'opera anche la conoscenza di questo spettacolo, in forma ricca. Benissimo, allora buona visione a chi ancora lo vedrà e buon ascolto a chi vorrà seguirci per questo e per altri podcast dell'Ape Musicale.